Presidente Lolli, oggi è una giornata importante perché viene presentato questo codice che riguarda il turismo ambientale della nostra regione, i parchi in particolare. Sì, fa parte per quanto riguarda la regione di una strategia. Noi insomma in quest'ultimo anno ci siamo fissati l'obiettivo di posizionare diciamo, il prodotto Abruzzo sui mercati turistici, cosa che non è, l'Abruzzo non è conosciuto e non è posizionato, e piuttosto che continuare a presentarci come la brutta copia nel mare magari della Romagna o all'interno dell'Umbria, noi abbiamo cercato di inseguire una nostra unicità che c'è d'altra parte. La nostra unicità nasce dal fatto di essere questo territorio unico, in cui grandi montagne e mare è così vicino, il più ampio territorio protetto d'Europa e poi i borghi eccetera. Ecco, ci siamo mossi in questa direzione, abbiamo fatto un protocollo nazionale con Lega Ambiente Nazionale e il Ministero sul cosiddetto turismo attivo, e oggi firmiamo qui questo ulteriore protocollo. Quindi questo codice etico serve a fissare linee guida con le quali noi diciamo fisseremo anche, intanto partendo da chi opera all'interno dei parchi e delle riserve, ma naturalmente noi intendiamo proporre un territorio che anche al di là dei parchi e delle riserve deve muoversi lungo questo indirizzo. L'obiettivo appunto è far conciliare lo sviluppo economico con la tutela ambientale, che è un passo molto importante, e soprattutto il codice etico nasce in perfetta continuità con Abruzzo Attrattivo, l'iniziativa, e la CTA, cioè la Carta della Cooperazione Turistica Integrata d'Abruzzo, che pone in essere tutta una serie di valori e principi da rispettare per promuovere un turismo quanto più di qualità. Quindi un turismo che appunto sia sostenibile, integrando l'ambiente, l'economia e la società, che non sia impattante per il territorio, perché sappiamo la porzione di aree protette che abbiamo nella nostra splendida regione, per cui il codice presenta, enuncia una serie di principi nel rispetto delle aree protette, nel rispetto della legislazione in materia di lavoro e formazione, quindi operando attraverso operatori qualificati e certificati, attraverso strutture ricettive adeguate, quindi ponendo in rete tutta una serie di principi, di strutture ricettive, operatori, di stakeholders, al fine di promuovere un'immagine turistica della regione Abruzzo quanto più univoca e uniforme.